Amici e amiche di Radio Speranza in Blu, ben trovati da Massimiliano Spiriticchio e da tutti noi di Radio Speranza. Oggi siamo con un vero amico di Radio Speranza, Ugo Iessi, giornalista, scrittore, insomma, veramente un personaggio molto poliedrico e anche molto simpatico. Ciao Ugo, come stai? Benissimo, quando ti sento ancora meglio sto. Ho grande speranza sulle tue capacità radiofoniche e non. Grazie, grazie, troppo buono. Ugo, allora, partiamo, diciamo, da un argomento, come dire, che è proprio di questi giorni, no? Sì. Cosa ti sarebbe successo? Ti mettono una mascherina d'Europa, addirittura. Ho deciso di, lo sai, che con questo bubbone, diciamo, catastrofico che ha sospeso il nostro tempo, lo ha stravolto, ho deciso di dedicare un po' di questo tempo sospeso a alcune iniziative che mi sono anche un po' più congeniali, avendo ridato vita ad un giornale locale, come tu sai, alla Gazzetta di Chieti, insieme all'ex direttore responsabile, adesso sono io il direttore responsabile, Gino Di Tizio. E all'interno di questa, diciamo, rinascita ho inserito il progetto di Europa Noi, quindi la mascherina per l'Europa. Perché questa idea? Perché questa Europa ha bisogno, diciamo, di essere rivisitata, rivista, riconsiderata. E i populismi vanno troppo in avanti, gli egoismi sono sempre più accentuati, quindi rimettere al centro il noi, non l'io, è importante. E qui la parolina magica, disegnare l'Europa sulla solidarietà, è uscita la parolina magica, Europa Noi. Quindi questo è il motivo per cui ho coniato questo nuovo termine. Eh sì, insomma, quindi praticamente una specie di mascherina virtuale, simbolica. La mascherina come foglio di carta, la mascherina simbolo della solidarietà sanitaria, ma anche solidarietà più allargata, quindi una solidarietà culturale, sociale, quindi non solo sanitaria. E guarda caso, purtroppo abbiamo perso un grande amico dell'Europa, un grande musicista, proprio Sanotte, Ezio Bosso, che ha lasciato una lettera che tutti quanti dovremmo fare nostra, la lettera ai cittadini europei, che alla fine dice che questa Europa non è soltanto una istituzione, ma è praticamente un sentimento, un grande sentimento. E quindi proprio il finale di questa sua lettera agli europei, ai giovani, soprattutto europei, si conclude in questo modo qua. L'Unione Europea siamo tutti noi, ogni giorno. Ecco, è una dichiarazione veramente di amore nei confronti di questa nostra Europa, che speriamo di non perdere, anche perché i nostri padri fondatori ci hanno messo, insomma, hanno speso diversi anni molti in galera, tra cui il nostro diciamo, amico Richieti Altiero Spinelli, che ha scritto, come molti sanno, il manifesto di Ventotene, il manifesto di un'Europa unita e solidale e democratica. Ecco, Ugo, venendo però un po' più alle questioni no, quotidiane, Sì. tu in questa quarantena hai cucinato qualcosa, vero? Io sono uno specialista di spaghetti aglio olio alla Iezzone, cioè praticamente simbolico del nostro territorio, è il piatto che, diciamo, richiede pochi sforzi anche dal punto di vista tecnico, e quindi è facilissimo. Chi di voi non ha mai fatto, non solo a mezzanotte, l'orario deputato è proprio quello della mezzanotte, gli spaghetti aglio olio. C'è una piccola variante alla Iezzone, perché io praticamente, oltre al peperoncino, come tu sai che è d'obbligo in questi spaghetti con l'aglio, quindi aglio olio e peperoncino, l'ho messo anche un avocado, quindi ho dato quel tocco, diciamo, di internazionalità,
al piatto che è tipicamente abruzzese, tribale, proprio nel nome. E quindi mi sono dilettato qualche volta a fare anche questa, diciamo, piccola cucina. Come tu sai, mi occupo, diciamo, più che mi occupo, sono appassionato di enogastronomia, quindi appena posso, sui primi sono molto forte, e basta, sui secondi contorni no, sui primi e soprattutto sugli spaghetti sono veramente un quasi specialista. Beh, poi ognuno ha la sua specialità, insomma. Dal primo al dolce magari poi copriamo tutto con varie. E poi è giusto cucinare insieme agli altri, quindi tu fai il primo, l'altro fai il secondo, l'altro fai il contorno, e quindi la cucina è anche il noi, no? Non l'io, che ovviamente rimane, perché il noi è un insieme di io, però è un io organizzato, un io fantastico, è un io plurale, quindi il noi è un io plurale che deve comunque saltare sia la nostra creatività individuale e sia la creatività, diciamo, del gruppo, la fantasia, diciamo, del gruppo che viene fuori. Senti, ieri a proposito di noi, no, quando ci Sì. siamo sentiti anche per preparare un po' questa intervista, ecco, mi hai raccontato di un viaggio di diversi anni fa che insomma ti ha portato qui a Montesilvano dove sono io. Ah, ecco, è vero. Quindi sì. No, perché, dicevo, questo tempo sospeso, che il bubone, diciamo, il coronavirus ci ha imposto, è un tempo che ci ha costretto a riflettere non tanto su ieri, ma sull'altro ieri, e non solo sul domani, ma sul dopodomani. Quindi noi siamo stati in questi, e siamo ancora un po' in bilico tra l'altro ieri e il dopodomani. A proposito dell'altro ieri, io mi sono rimesso a rivedere alcuni raccontini che avevo appuntato. Non ho mai scritto racconti, quindi questa è l'occasione per scrivere racconti. E ho lanciato un primo raccontino su un sito web, un magazine di Montesilvano, proprio ricordando questa mia, quando eravamo ragazzi, io sono nato a Chiriscalo, villaggio Cerchio, quartiere operaio, e noi con la bicicletta, proprio perché eravamo rivoluzionari, il quartiere era rosso sia di pomodoro che magari di bandiere sindacali, noi con la bicicletta dei ragazzi andavamo addirittura all'estero, cioè andavamo non a Pescara, ma andavamo addirittura a Montesilvano, perché, diciamo, c'erano ragioni geopolitiche che ci spingevano verso, diciamo, la pineta di Montesilvano. E quindi ho raccontato pane e liquirizia, perché a Montesilvano c'era la fabbrica di liquirizie, Menozzi, molto famoso, poi si è spostato ad Adri, e quindi mi ricordo questa liquirizia che ci rallegrava, ci metteva a brio, insieme alle, diciamo, alle tedesche che venivano a quel tempo nelle nostre pinete a trascorrere le vacanze. Quindi diciamo che anche questa liquirizia è servita per fare amicizia con queste ragazze tedesche. Noi non conosciamo per niente il tedesco, però attraverso il linguaggio della cucina, poi c'eravamo importanti in questa cucina, diciamo, ci siamo ben intesi. E la liquirizia era il peperoncino allora del momento. E quindi insomma, non conoscevate il tedesco, ma volevate conoscere lei tedeschi, forse era più interessante quello all'epoca. Sì, indubbiamente. Noi abbiamo questa bellissima canzone, Vola Vola, che è il nostro inno musicale, non solo, ma se andiamo ad analizzare le parole di questo bellissimo canto, vediamo che c'è sempre una Maria. Maria, se mi può bere come ieri, insomma, continua a farmi sperare. E la canzone è piena, Vola Vola, di gallinacci, di pavoni, di volatili, ma è anche una canzone piena di baci, quindi diciamo che questo inno ci rappresenta benissimo all'estero, rappresenta
bene quello che è stata la nostra fase di sigillanza di ragazzi, quando eravamo ragazzi. E allora, grazie Ugo, e speriamo di rivederci presto, magari a Chieti, va bene? Come no, anche perché tu Magari sei di Chieti, quindi all'estero. aspetto a Chieti. E come ho scritto moltissimi anni fa, ricordati, un piccolo libretto con Passepartout, chiedi e ti sarà dato. Quindi nonostante quello che si dice, insomma, i chiedini, i teatini, i marruccini, meglio ancora, io sono delle persone molto aperte, generose, e quindi ti aspettiamo presto. Grazie a te. Grazie, a Grazie di presto. tutto. Sì, ciao.